Con questa farete colazione tutti i giorni. Guardate quanto è soffice. Mamma mia. Prendo 300 grammi di carote e le sbuccio. Ora grattugio le carote sui fori più larghi. Le carote sono pronte, quindi ora le mettiamo un attimo da parte. Ora prendo un frullatore, il mio è con le lame AS, e all'interno metto due uova. Ora aggiungo 80 g di eritritolo. Voi potete usare anche un altro dolcificante come lo zucchero, per esempio, o un altro tipo che preferite che avete in casa. Ora aggiungo 100 g di olio di semi, anche qui se non vi piace quello di semi usatene un altro, non è un problema. E ora grattugio la scorza di un limone piccolo. Chiudo e ora frullo il tutto. Perfetto, ci siamo. Adesso aggiungiamo le farine. Io qui ho 150 g di farina di mandorle. Potete anche frullare le mandorle in casa con un frullatore se non volete acquistare la farina di mandorle. E ora aggiungo anche la seconda farina. Io qui sto usando 150 g di farina di grano saraceno. Anche qui potete sostituirla con un altro tipo di farina che preferite o che avete in casa. E frullo. A questo punto aggiungo un bicchiere di latte di soia, che sono circa 200 grammi. Controlliamo la consistenza e direi che è perfetta, cremosissima. Diana, ma la domanda è lecita. Che cosa ci stai preparando oggi? Allora, questa sarà la vostra colazione migliore di sempre, dico Sì? solo quello. Tutti i giorni? Tutti i giorni anche se volete, perché no? Ora prendo una ciotola e verso l'impasto all'interno. Aggiungo anche le carote che abbiamo grattugiato prima. Ora aggiungo anche 60 g di uvetta. Mescolo bene il tutto. E infine aggiungo 12 g di lievito per dolci. Ora prendo uno stampo da ciambella, il mio è da 20 cm di diametro, e verso il composto all'interno. Ah, ovviamente Diana, il nostro stampo era oleato e infarinato, giusto? Esatto, sì, il mio era spennellato con della margarina fatta in casa semplicemente, quindi potete fare anche voi così e ovviamente infarinato. E adesso siamo pronti per cuocere la nostra ciambella nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 30-35 minuti. Abbiamo appena sfornato la nostra ciambella e c'è un profumo delizioso in tutta la cucina, ma prima di andare a vederla lasciate un mi piace al nostro video. Condividetelo anche, mi raccomando, supportateci come sempre e noi saremo sempre qui con nuove ricette e tante sorprese. Andiamo a vedere la Diana. Subito. 3, 3, 2, 2, 1. 1. Guarda qui. No, vabbè, questa è una meraviglia. Ma soprattutto è una nuvola, guarda quanto è soffice. Mamma mia, ma incredibile, Diana, è Soffice. sofficissima. Sì. E ora per finire in bellezza vado a decorare la ciambella con del cioccolato. Potete usare anche la nocciolata fatta in casa con la nostra ricetta se volete. Solo un consiglio, eh? Wow, Diana, che acquolina che mi fai venire ogni volta. Ragazzi, ma cosa ne pensate di questa ricetta? Scrivetecelo qui sotto nei commenti, siamo ultra curiosi. E infine aggiungo anche della granella di noci, Wow, che ci sta benissimo. ci sta sempre bene la granella sopra. Non vedo l'ora di vederla tagliata all'interno. Anche io. Sei pronto? Vai. No, vabbè, ma questo è meraviglioso, guardate qua. Chissà quanto è soffice. Sofficissima. Wow. Vado. Vai. Ma è una nuvola.
Com'è possibile? Assaggiare? Vai. Mamma mia, ragazzi. No, vabbè. Non c'è glutine qui dentro, ma è... Ma è sofficissima, proprio sembra... Si sciolga in bocca. Wow.